Signori, buonasera e bentrovati come tutti i lunedì sulle frequenze di Young TV. Siamo pronti, lo staff dell'Occhio del Gufo sta per partire, serata che sarà particolarmente pirotecnica, come abbiamo già detto, perché scopriremo tra poco uno dei personaggi che va per la maggiore nel calcio perlomeno regionale, non voglio dire nazionale, ma scopriremo che si parlerà anche di calcio nazionale. E allora, subito appuntamento con gli ospiti per questa serata. In qualità di opinionista abbiamo assoldato questa sera anche un passante qui fuori al cancello. Buonasera a Vittorio Bellucci. Buonasera, buonasera, insomma. Ci spostiamo ancora di un grado e il nostro saluto particolare va a Giorgio Attolico. Buonasera Bruno, a te e ai nostri telespettatori. Io saluto in particolar modo due telespettatori che sono ammalati a casa con l'influenza, che ci stanno seguendo, Laura e Gigi, che a cui mando un saluto, auguri di pronta guarigione, riprendetevi presto. Diciamo subito, Giorgio, che dopo averci seguito probabilmente peggioreranno, sicuramente, per cui consigliamo a questi due telespettatori ammalati, insomma, di pensarci un attimino prima di seguirci, magari cambino canale. Buonasera anche al nostro Francesco Cenci. Buonasera a te Bruno, agli ospiti e a tutti i telespettatori. Il momento adesso di Leonardo Cicogna. Buonasera Leonardo. Buonasera a te Bruno e buonasera a tutti. Gabriele Candelori, già pronto in postazione, buonasera Gabriele. Buonasera, buonasera a tutti. Anche perché questa sera, insomma, abbiamo da seguire in diretta, esatto, un risultato che sta particolarmente a cuore al nostro, diciamo, ospite principale di questa serata. Buonasera, un caldo buonasera al nostro Alberto Cerrai, presidente della Lupa Roma. Buonasera Alberto. Buonasera Bruno e buonasera a tutti i telespettatori. Ci spostiamo adesso sul nostro opinionista, diciamo ex, se possiamo dire ex mister, ce lo dirà lui, Giacomo, ex mister del Racing Club. Buonasera Giacomo. Buonasera Bruno e buonasera a tutti gli spettatori. Sì, sì, ex da qualche domenica, insomma. Diciamo da un ex passiamo invece ad un allenatore effettivo in questo momento, al signor Giuseppe Guida. Noi, per semplificare, lo chiameremo Peppe, se ce lo permette. Buonasera, certo, a Peppe Guida, allenatore del Lazio Lavigno. Buonasera Bruno, buonasera a tutti. Allora, signori, adesso è il momento della sigla, dopodiché parleremo dei temi che tratteremo in questa serata particolarmente ricca. Linea alla regia per la sigla. One, two, one, two, three, four. E allora signori, eccoci qui, cosa tratteremo questa sera? Chiaramente i temi soliti, parleremo in maniera abbastanza fugace questa sera di eccellenza, parleremo in maniera un pochino più dettagliata di Serie D, ma chiaramente, insomma, la maggior parte del tempo di questa serata vogliamo dedicarla ad Alberto Cerrai e alla sua Lupa Roma, una squadra che sta rappresentando la nostra regione nel mondo dei professionisti. Diciamo subito che questa sera si chiuderà la giornata relativa appunto alla Lega Pro Girone C con il posticipo tra Martina Franca e Barletta. Il nostro Gabriele Candelori è già pronto per vedere cosa succederà. E allora, diciamo, uno sguardo subito ai risultati di questa giornata, Gabriele, risultati e classifica di questo turno che deve completarsi appunto tra poco. Allora, questi sono i risultati. Partiamo dicendo che è stata una giornata particolare proprio sotto il punto di vista statistico, perché ci sono stati ben 6 pareggi praticamente sui 9 incontri disputati e quindi una giornata in cui sono state poche le affermazioni. A pareggiare è stato anche il Benevento, l'ha fatto nell'anticipo del venerdì al Pinto di Caserta, risultato finale di 0-0, logicamente ne ha approfittato la Salernitana di mister Meneghini per
riportarsi a più due proprio sui giallorossi, una Salernitana che è spugnato in 10 uomini Catanzaro e lo ha fatto addirittura al 96esimo minuto. Vincente anche la lotta per quanto riguarda i playoff, soltanto 1-1 per la Juve Stabia che ha pareggiato contro l'Ischia in casa, un Ischia che è una formazione che si trova in zona playout nella graduatoria e che tra l'altro sarà la prossima avversaria di campionato della Lupa Roma. Una Lupa Roma che sfiora in 10 uomini la vittoria contro il Foggia perché Iemmello pareggia al minuto 93, quindi un peccato sicuramente per la formazione del presidente Cerrai, poi ci parlerà in modo più dettagliato sicuramente di questa partita proprio Alberto Cerrai. Tornando però alla lotta per i playoff, torna a vincere il Lecce di mister Bollini e lo fa dopo due sconfitte consecutive e lo fa per 3-0 contro la Versa Normanna, una formazione che si era ripresa qualche giornata fa, poi in queste ultime invece non ha tenuto i risultati positivi, restando così in penultima posizione. Si annullano poi Matera e Vigor Lamezia, pareggi per 0-0 anche tra Messina e Cosenza, tra Melfi e Martina Franca, tra Melfi e Martina Franca era la scorsa giornata, logicamente si affronteranno in questa serata. E dicevo, l'altro pari è quello tra nello scontro salvezza tra Paganese e Savoia, pareggio stavolta non a reti bianche ma per 2-2. Seconda vittoria invece infine per la Regina, che è la seconda vittoria consecutiva, un 2-1 rifilato al Messi, che consente così alla formazione di Calabrese, diciamo, di provare a rialzarsi dal baratro della classifica. Sicuramente sta giocando con orgoglio questa formazione che era data un po' per spacciata da tutti. Per quanto riguarda la classifica di questo raggruppamento, la Salernitana appunto è a più 2 sul Benevento in zona playoff, poi c'è la Juve Stabia a 56, stessi punti della Casertana, a soli però due lunghezze di distanza ci sono il Lecce e il Matera in agguato, pronti ad insediare proprio la quarta posizione in classifica. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, il Melfi ad oggi sarebbe la prima formazione a salvarsi a quota 32 punti, poi la zona playout che si apre con il Savoia a 27, il Messina è in 17esima posizione a 26, poi Ischia, Versa e Regina sono tutte e tre a quota 25 punti, a dimostrazione di quanto sia vincente il campionato in tutte, diciamo, le sue lotte, sia in vetta che in coda alla classifica. Diamo un rapido sguardo al prossimo turno per cortesia, Gabriele. Il prossimo turno, eccolo qui, vedrà il Benevento impegnato in casa contro la Paganese. E partita casalinga anche per la Salernitana che giocherà contro la Regina, poi Aversa Messina, Ischia Lupa Roma, Savoia Matera, Catanzaro Lecce, Melfi Barletta, Foggia Juve Stabia, Martina Franca Casertana e Vigor Lamezia Cosenza. Bruno, scusa, a chiudere il commento di Gabriele, per il Benevento sono due pareggi nelle ultime, due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite, mentre per la Salernitana, dopo lo scivolone contro il Matera di lunedì scorso alla Arechi, è arrivato invece questo successo con il Catanzaro per 2-1, come vedete è un bel testa a testa tra Salernitana e Benevento per la vetta della classifica. Peccato ieri per la Lupa Roma, perché a mio avviso, Bruno, sarebbe stato, usando un termine tennistico, un primo match ball per allontanare definitivamente le rivali dalla zona play-out. Bene, Giorgio, il presidente Alberto Cerrai si aspetterebbe una domanda chiaramente sull'andamento della sua squadra, ma noi vogliamo partire da più in basso. Caro Alberto, noi vogliamo qualche notizia dettagliata sul settore giovanile. Cosa sta succedendo a livello di giovani? È soddisfatto della stagione? Sicuramente soddisfatto della prima squadra, dovrai esserlo per forza, ma soddisfatto anche dell'andamento dei giovani, Alberto? Prima di tutto, Bruno, ti dico grazie perché tipicamente diciamo quest'anno ho sempre affrontato argomenti legati alla prima squadra, quindi grazie di questa opportunità che mi dai. La risposta che ti do è molto semplice: io sono ultra felice di quello che uomini come Giampiero Guarracino e Fabio Melchionna in primis hanno fatto, stanno facendo e spero tanto faranno per il settore giovanile della Lupa Roma. Insieme a loro intendo ringraziare ovviamente tutte le persone che compongono il nostro settore giovanile, quindi alludo a medici, a preparatori, a allenatori, a tutto lo staff, alla dirigenza e anche, diciamo, alle persone che sono alla guida dei due poli di scuola calcio della Lupa Roma, Daniele Panico
per quanto riguarda la sezione Eschilo, e Vincenzo Panico, è solo omonimia, non sono parenti, che è la persona, diciamo, che sta curando lo sviluppo della scuola calcio del settore giovanile in quel di Ostia Antica, che come sapete è uno dei tre impianti, il terzo è il Francesca Gianni, dove abbiamo avviato quest'anno, ma siamo, diciamo, agli albori di questa scuola calcio. Il settore giovanile è un grosso fiore all'occhiello della Lupa Roma, soprattutto considerando le condizioni sotto le quali è stato sviluppato dalle persone che ho detto prima, da Melchione e Guarracino, perché in questi 4 anni siamo stati costretti un po' anche dagli eventi esterni ad azzerarlo per ben 2 volte. Noi siamo partiti affrascati trovando un buon settore giovanile che ci ha dato anche al primo anno la possibilità di essere finalisti con la Juniores Nazionale, vice campioni d'Italia al primo anno. E lo trovammo, diciamo, con tutte le categorie elite, e questo non è un merito nostro ma è di chi ci ha consegnato la Lupa Frascati. Purtroppo venendo a Roma abbiamo fatto una scelta sociale nel calcio e abbiamo liberato completamente tutto il settore giovanile della Lupa Frascati, non intendendo io vincolare questi ragazzi rispetto a problemi di abitazione, di scuola, sociali, diciamo per via di un tesseramento, a giocare con la Lupa Roma, che si era trasferita a oltre 1 ora di macchina considerando il raccordo anulare. Quindi ho dato un difficilissimo mestiere a Fabio Melchione e a Giampiero Guarracino, che era quello di rifondare da zero un settore giovanile, cosa che ci sono riusciti, lo hanno fatto benissimo con un'impiantistica anche molto discutibile perché eravamo appoggiati fra Fiumicino e Ostia Antica, e però lo scorso anno, ciononostante, abbiamo avuto un campionato, diciamo, di buon livello, che poi è esploso completamente quest'anno sia come risultati che come difficoltà, perché per esempio non tutti sanno che noi quest'anno abbiamo dovuto riaffrontare le selezioni cercando anche però di fare molta attenzione a quelli che erano gli aspetti finanziari, perché una squadra di Lega Pro che va a prendere giovani di altre società è chiamata dal regolamento federale a pagare i famosi premi di preparazione, che per un pro significano oltre 10.000 euro a ragazzo. Questo significava, se mediamente contavamo 10 giocatori senza liberatori a squadra, significava semplicemente spendere dalle 400 alle 500 mila euro. Io ho spiegato che va bene fare calcio, ma non si possono mortificare così i sacrifici del lavoro e tutto quanto, quindi gli ho detto cerchiamo di fare dei settori tenendo a mente questo e quindi non spendendo soldi con quello che possiamo fare. Hanno fatto un lavoro così mediocre, sottolineo mediocre, che oggi ci troviamo a 6 giornate dalla fine di una categoria allievi nazionale, che è la più bella, io penso che siano d'accordo anche loro come allenatori, è la più formativa, dove noi a 6 giornate dalla fine abbiamo l'orgoglio, grazie al merito e al lavoro di questi uomini, di presentarci già come iscritti ai playoff nazionali, essendo dopo la Roma, che è fuori classifica, essendo primi in testa al girone, con dei meriti, veniamo da 11 partite imbattute, 8 vittorie e 3 pareggi, soprattutto veniamo nel confronto con le professioniste come Lazio e Roma, e abbiamo tolto 9 sui 12 punti, 6 alla Lazio e 3 alla Roma, battuta ieri mattina a Francesca Gianni. È un percorso che stanno facendo questi ragazzi bellissimo, proprio splendido, di cui ne vado orgoglioso, anche perché giocano un calcio vero, un calcio bello, e stanno creando dei giocatori di prospettiva. 2-3 di questi sono già sotto visione di società di più alta categoria della Lupa Roma. Vedremo cosa regalerà il destino a questi ragazzi della Lupa. Poi abbiamo e questo è l'allenatore Carlo Monaco, persona che conosco da 10 anni ed era anche a Frascati con noi. Poi abbiamo la Berretti con Giovanni Greco, che lo scorso anno era il mio trainer dell'Ostia Antica in promozione, che in questo preciso istante è a 1 punto dalla zona playoff, ma è anche 3 dal secondo posto, che credo sia appannaggio dell'Ascoli, quindi è un'altra squadra che rischia di arrivare nei playoff, me lo auguro per me e per i ragazzi, ma anche se ciò non fosse posso dire che sono felicissimo del lavoro, perché è una squadra che già sta dando così in bella mostra 2-3 elementi che il prossimo anno sicuramente faranno parte del gruppo di prima squadra, che mi auguro possa mantenere la Lega Pro. E poi abbiamo secondo me il lavoro più bello, più difficile, che è quello fatto da un allenatore che stimo particolarmente, che è Carboni Mauro, il quale
al quale è stata assegnata la categoria giovanissimi nazionali, che inizialmente, diciamo, ha denotato tutte le difficoltà di un gruppo neocostituito. Pensate che nelle prime 10 io credo che lui sia arrivato a fare il primo pareggio alla 7ª o all'8ª giornata, quindi noi abbiamo subito sconfitte su sconfitte all'inizio. Improvvisamente ha cominciato a vedere il frutto del lavoro che ha fatto, è una persona che allena i giovanissimi addirittura sullo stop orientato, sulla postura del corpo, cioè su quei particolari di tecnica individuale che sono quelli che dovrebbero fare un po' tutti per far crescere questi ragazzi al di là, diciamo, del senso tattico, no? Ed è una persona che ci sta dando grandissima soddisfazione. Poi sotto Mauro Carboni noi abbiamo i giovanissimi regionali fascia B e i giovanissimi provinciali. I provinciali sono primi in classifica con 7 punti di vantaggio sul Football Club, sull'Ostia Mare e addirittura 11 sul Tor di Quinto, quindi sta facendo un lavoro spettacolare il nostro Fabio Biaggi. Sopra di lui c'è Di Noia, che è un allenatore eccezionale, che col gruppo dei 2002, dopo essere partito tutti nuovi, anche lui in difficoltà, adesso credo che sia imbattuto da 3 mesi e mezzo e conta tipo 12 partite con 8-9 vittorie e soli 3 pareggi. Quindi diciamo che è un movimento che va dalla scuola calcio di Ostia Antica a quella dell'Eschilo, circa 300 bambini, a tutto quello che è il settore giovanile, che personalmente, essendo, diciamo, all'anno zero in queste categorie così complesse, mi sta dando una gioia immensa. Io tra l'altro sono uno, lo sanno tutti, che me li vado a guardare il più possibile, mi li seguo sia in casa che in trasferta, non guardo solo prima squadra, e devo dire che mi diverto anche assai, perché sono ragazzi educatissimi, ragazzi che rispettano le leggi che abbiamo imposto dentro la Lupa Roma, e mi rendo conto che sono spesso anche regole molto dure, che però sono anche regole che proprio oggi ci sono state riconosciute come attestato di grande stima in un'ispezione fatta dalla Federazione, della Lega Pro, che così con un pizzico di orgoglio dico ci ha dato 10 e lode, soprattutto quando ha scoperto tutti i temi che abbiamo sviluppato sulla sicurezza, l'impiantistica e quanto altro. Quindi mi sono dilungato, però diciamo, ti ripeto, sei stato il primo a chiedermelo, a questi uomini va il mio plauso, alle famiglie, ai ragazzi e tutto quanto, e a te per avermelo chiesto, io sono particolarmente felice. E si vede, Alberto, hai gli occhi che ti si gonfiano di felicità, ti brindano di felicità, chiaramente. C'è a fianco a te Giacomo Celentano, che è un giovane allenatore. Io, sai, sono un curioso, Giacomo, sono uno che naviga sui social network, oggi li chiamano così, no? E oggi ho letto, diciamo, un tuo commento, sai, è tutta una specie di il grande fratello. Ho letto Giacomo Celentano che oggi è andato a trovare i suoi ex ragazzi e che è stato accolto in maniera molto molto calorosa all'interno dello spogliatoio. Allora, che esperienza è stata per te, Giacomo? Ma diciamo, oggi ritornare dopo 2 mesi nello spogliatoio dove avevamo fatto bene, perché fondamentalmente è stato creato un lavoro di staff da parte dei due prof, Peluso e Siracusa, che lavoravano con me, da Emiliano Peluso, preparatore dei portieri, e in parte anche da me. Ritornare lì, essere accolto dai propri ragazzi, una quindicina, 20 ragazzini che ti esaltano, ti fanno cori e ti osannano, credo che sono cose che negli anni, per un allenatore che proverà a fare questa carriera, ti rimangono nel cuore, insomma. Abbiamo però la curiosità, magari ce la toglierai in seguito, Giacomo, se è una cosa possibile, di chiederti anche le motivazioni per cui, insomma, diciamo, la società del Racing Club ha ritenuto opportuno di interrompere un rapporto con un allenatore che aveva una squadra, se non erro, prima in classifica, no? Sì, il giorno che io sono andato via eravamo primi in classifica a 2 punti dalla seconda e oggi, diciamo, sono quinti a 8 punti dalla prima, cioè è stata un'involuzione abbastanza evidente, però i motivi sono tanti e poi eventualmente ne parleremo, insomma. Benissimo. In secondo momento. Diciamo che allora, da un allenatore che oggi ha vissuto un'esperienza gioiosa, adesso guardiamo un altro aspetto, un allenatore che ha accettato una situazione, non diciamo catastrofica, ma insomma una situazione a picco verticale. Allora, Peppe Guida sta allenando un manipolo di ragazzotti adesso che molti definiscono mandati allo sbaraglio, una squadra che adesso, insomma,
è virtualmente retrocessa, manca soltanto il conforto della matematica. Il tuo compito è gravoso, Peppe, perché chiaramente dovrai trovare stimoli particolari, dovrai usare metodi e parole particolari. Che esperienza sta vivendo ad Anzio Peppe Guida? Guarda Bruno, per me è stato abbastanza semplice, come hai detto te, accettare questa sfida, anche se più che sfida si trattava di un mezzo miracolo sportivo, perché io nasco calcisticamente nell'Anzio Lavinio, cresco nell'Anzio Lavinio, ho fatto anche delle esperienze fuori da questa città, quindi per me era un motivo, tra virgolette, anche di orgoglio guidare la squadra della mia città. L'unica cosa che ho detto ai ragazzi, quando a gennaio abbiamo iniziato insieme al prof Patrizzi, perché in questa avventura non sono solo, c'è anche Massimiliano Patrizzi che è il nostro preparatore atletico, anche lui sta dando un grossissimo contributo, è di giocare senza il complesso di inferiorità, quindi di andare in campo e giocarci la partita. Chiaramente come giovani ci manca l'esperienza, ci mancano altre cose, però i giovani poi dall'altra parte ti danno quello che è l'agonismo, quello che è la corsa, la voglia, quindi abbiamo puntato e stiamo puntando su questi valori qua. Benissimo, allora sono rimasti 6 minuti prima del primo blocco pubblicitario, io ne approfitterei per parlare brevemente dei campionati di eccellenza. Allora mettiamo in sovraimpressione soltanto i numeri del girone A e del girone B, vedremo che anche qui insomma si sono ingarbugliate molto le acque. Allora Leonardo, cosa ci ha detto ieri questa 28ª giornata? Sì Bruno, il girone A, che l'avevamo detto anche la scorsa giornata, è veramente combattuto lì nelle parti alte, e infatti dimostra vittoria per 6-1 del trasferimento in trasferta in casa del Football Club, mantenendo così la testa della classifica. Poi c'è anche la vittoria del Grifone Monteverde, che dunque si mantiene nei piani alti della classifica al cospetto dell'Almas Roma. La vittoria arriva anche in trasferta del Civitavecchia per 2-1 contro Nuova Sorianese. Bene anche il Creca Città di Palombara del De Gallaccio, che batte per 2-3 dunque in trasferta il Fonte Nuova. Poi bene anche il Fregene, che batte per 3-0 il Monterosi. La Dispoli altra caduta, e dunque a Monterotondo il Monterotondo prende il bottino pieno contro la Dispoli. La sorpresa, diciamo, lo Sporting Città di Fiumicino, che continua a stupire e resta lì al secondo posto in classifica, come dimostra la vittoria per 2-3 contro il Nuovo Santa Maria delle Mole. Bene anche il la Vigor Acqua Pendente, che vince per 1-3 in trasferta contro il Monte Fiascone. E infine arriva la vittoria del Montecelio Borussia in casa contro il Villanova. Andiamo a vedere, diciamo, la classifica. Leonardo, c'è una ammucchiata al vertice, momentaneamente si è portato in testa il Trastevere, zitto zitto, ma il Trastevere insomma che fosse una delle candidate si diceva da tempo. Esattamente Bruno, il Trastevere si trova primo in classifica a quota 50 punti, sotto solamente di un punto c'è lo Sporting Città di Fiumicino, che deve fare anche i conti con il Villanova in terza posizione a 48 punti, poi Fregene e Vigor Acqua Pendente in quarta posizione a 47 punti entrambi, poi sotto c'è ancora il Fonte Nuova in sesta posizione con 46 punti, la Dispoli in settima posizione con 45 punti, così come il Montecelio Borussia. Più in basso troviamo il Grifone Monteverde a 41, la zona a playout diciamo si chiude dal Civitavecchia, che si trova a 33 punti. Poi c'è il Monte Rotondo a 32 in 14ª posizione, Monte Fiascone in 15ª posizione con 27 punti, Football Club in 16ª posizione con 21 punti, così come il Santa Maria delle Mole, chiude Real Monterosi in 18ª posizione con soli 19 punti. Diciamo che oggi avremmo dovuto avere ospiti qui Emilio Piervincenzi, presidente del Montecelio Borussia, e Paolo Armeni, direttore sportivo del Villanova. Ieri si è giocato appunto Montecelio contro Villanova, la spuntata Emilio Piervincenzi per un gol a 0, diciamo ci sarebbe dovuto essere lo sfottò, ma lo facciamo noi, insomma attizziamo questo sfottò, caro Paolo Armeni, insomma ti ha fatto lo scherzetto e ti ha fatto perdere anche la testa della classifica il buon Emilio Piervincenzi. Allora velocemente spostiamoci sul girone B del campionato di eccellenza, anche qui c'è un quartetto che vola. Sì, esattamente, sembrava finita la corsa dell'Alba Longa per raggiungere i playoff, invece la vittoria di 2-5 in trasferta contro la Dacia San Vito Empolitana dimostra che i ragazzi di Gagliarducci ci sono e vogliono partecipare anche loro a questa festa. Sì. Ma non molla il Colleferro, che batte per 2-1 il Borgo Pordora, vince anche il Cassino a Valanga contro il Monte San Giovanni Campano realizzando 6 reti contro la sola realizzata dal Monte San Giovanni Campano. Poi l'Atletico Boville è ascoltato con grosse lodi per il Nettuno, Leonardo, esattamente di Catanzani,
che questo Nettuno sta facendo un campionato sicuramente molto molto positivo. Sì, esattamente, abbiamo anche avuto qui mister Catanzani che ci ha spiegato che le loro ambizioni erano molto più basse rispetto a quelle che si aspettava dalla squadra. Altro gol di Della Guzzo, tra l'altro, da sottolineare, un difensore Bruno che segna quanto un attaccante, dimostra anche la voglia di questi ragazzi di stupire. Bene anche la Nuova Idri che batte il Morolo in casa propria, poi Città di Minturno Pomezia finisce alle reti bianche e 0-0 dunque, Polisportiva Gaeta sempre Pisa 1-1, Lariano Serpentaro Bellegra levano 1-3 per il Serpentara e Rocca Secca di Sartena altro pareggio. Vediamo di giornata. Vediamo soltanto le posizioni di testa della classifica, campionato affascinante, eccole lì le magnifiche 4. Esattamente, perché ci sono 4 squadre esattamente Bruno in 3 punti, perché Colleferro e Nuova Idri sono a squadra 63, Serpentara, Bellegra, Olevano si trova a 62, in quarta posizione c'è l'Alba Longa a 60 punti. Non parliamo di zona play-out, oggi vogliamo restare qui. Allora, il buon Alberto Cerrai conosce anche lui il campionato di eccellenza perché è partito da quel campionato. Secondo te, Alberto, se vuoi cimentarti in un pronostico, fra quelle 4 candidate, appunto, Colleferro, Nuova Idri, Serpentara e Alba Longa, su chi punteresti una fiche? A metà Colleferro e l'altra metà Alba Longa. Alba Longa che sta avendo un treno di risultati veramente. Hanno un grande allenatore. C'hanno un grande allenatore, ma è uno molto discusso per Alberto, è tanto contestato da qualche parte, tanto amato, è uno che non passa indifferente. Chi vince è sempre contestato. Bene, poi parleremo e ti diciamo sfrutteremo anche per quanto riguarda il campionato di Serie D, ti abbiamo visto attento spettatore al Montefiore di Rocca Priora sabato, hai rivissuto diciamo le emozioni della scorsa stagione, emozioni violente in cui la tua Lupa Roma ha guadagnato la Lega Pro e probabilmente insomma ci sarà qualche altra società laziale che potrebbe affiancare la Lupa Roma, la Lupa Castelli. La Lupa Castelli, ti sbilanci. Porca miseria, è facile. La Lupa Castelli, è facile. Bene signori, allora primo break pubblicitario, ci vediamo a breve.